È stato presentato a San Benedetto dei Marsi il nuovo ciondolo della collezione di gioielli I Love Abruzzo, realizzato dal maestro orafo Giuliano Montaldi, la Ferratella. All'evento che si è tenuto nel Palazzo Comunale hanno partecipato Nevro Cerasani, che ha dato vita alla sua dolciaria Cerasani, che oggi esporta il dolce tipico abruzzese in tutto il mondo, gli amministratori di San Benedetto dei Marsi con il sindaco Quirino Dorazio e di Pescina, dove oggi si trova l'azienda, con il sindaco Mirko Zauri. La simbologia rappresenta uno dei fattori aggregativi di una comunità. Nella regione Abruzzo abbiamo tanti simboli che con le loro caratteristiche inquadrano un po' la tipologia di noi abruzzesi, e simboli che inneggiano al coraggio, che inneggiano alla natura, che inneggiano al valore, che inneggiano alla storia, all'archeologia, e non per ultimo insomma doveva essere messo in secondo piano anche l'aspetto magari alimentare. Abbiamo colto molto volentieri l'occasione che ci ha proposto il gioielliere Montaldi, che ha voluto ideare un simbolo tipico del nostro Abruzzo, che è appunto quello della Ferratella, e che abbiamo voluto proporre qui nel comune di San Benedetto dei Marsi. Come ormai conosciamo, abbiamo una delle più grandi aziende che opera nel centro Italia, la dolceria Cerasani, che ringrazio, ospite qui all'interno della sala consiliare, dove c'è un'industria ormai conosciuta a livello nazionale, che dà luce a questo territorio, e con l'occasione non potevamo pensare a qualcosa di più significativo in merito, rilanciare il settore agroalimentare magari con prodotti tipici che simboleggiano il nostro Abruzzo. È sicuramente un messaggio proporzionale che aiuta anche il fattore economico, oltre che costruire un ottimo segnale per l'identità del nostro Abruzzo. Possiamo dire dunque che questa nuova creazione ha una relazione con questo territorio? Sì, sicuramente, diciamo non solo un collegamento, ma anche una storia, anche una tradizione importante. Tutti quanti noi conosciamo che i prodotti tipici, i prodotti genuini che nascono nel nostro mondo sono prodotti che richiamano un po' quelle che sono le tradizioni delle nostre nonne. Quindi chi è che non ricorda magari una nonna che con il ferro davanti a un camino preparava questi dolci così buoni? E oggi la portiamo non solo con un piano di sviluppo industriale, ma soprattutto lo inseriamo anche in un contesto che è quello poi della gioielleria, l'alta gioielleria, che è appunto rappresentata oggi dal nostro Montaldi, che ha creato questa perla che si incastona in mezzo ad altre perle, e insieme vanno un po' a raffigurare quello che è l'album fotografico dei valori, delle tradizioni, dell'archeologia, della storia, mari, monti, la montagna, la natura, il parco nazionale, la magia, perché l'Abruzzo è anche terra di magia, e tutti insieme, messi insieme. Quindi sono prodotti da collezionare e magari un buon abruzzese dovrebbe avere a casa, ecco. Anche la ferratella, che è un dolce tipico abruzzese che tutti conoscono perché non se ne può fare a meno sulla tavola imbandita, è un dolce squisito che piace anche molto fuori Abruzzo e che adesso diventa un gioiello, un altro piccolo monile da rappresentare e che rappresenta l'Abruzzo. Giuliano Montaldi è davvero un artista e nei suoi oggetti meravigliosi che riesce a realizzare ha creato questo logo e questo messaggio, quello di I Love Abruzzo, e ogni po' crea un nuovo gioiello, e questi piccoli gioielli sono rappresentativi delle cose belle che abbiamo in Abruzzo. C'è stato l'arrosticino, c'è Ovidio, c'è il castello di varie realtà, ce ne sono più di uno, insomma
eccoli qua, la gran parte sono qui, c'è la Presentosa, c'è il Rosone, ogni volta una meraviglia, e così si rappresenta l'Abruzzo, si crea e si inventa. Poi la ferratella, a chi non piace la ferratella? E quindi adesso è diventato un gioiello, e a San Benedetto è particolare la ferratella perché c'è un'azienda importante che le produce, le esporta, e quindi è proprio il dolce tipico. Ma intanto premiamo l'arte orafa, un'arte importante nel nostro Abruzzo, nel nostro Abruzzo interno. È una storia, è una tradizione, poi c'è sicuramente tanto di identificativo intorno a quella che è l'elaborazione dei gioielli. In questo caso sicuramente c'è questo abbinamento formidabile ai dolci abruzzesi, alle ferratelle, quindi possiamo sicuramente sottolinearne quindi, diciamo, la capacità, che non è soltanto di tipo artistico, ma è anche un'ispirazione bella, un prodotto che le nostre case, la nostra tradizione ha sempre in qualche modo saputo fare. Dobbiamo ricordarci che le essenze e gli ingredienti di questo prodotto determinano la qualità e la genuinità. Siamo nella terra e nel bacino sicuramente più importante d'Abruzzo, ma anche più importante d'Europa, se vogliamo, dei più importanti, quindi dove la produzione agroalimentare è una vera identità, un punto di forza straordinario. Quindi questo abbinamento è sicuramente la capacità, l'ispirazione e quella bella intuizione che ha avuto il nostro artista di associare questo prodotto dolciario all'arte orafa, che di cui aveva già capacità e inclinazioni straordinarie. Sicuramente è un'ottima inventiva, è un altro segno che l'Abruzzo può portare al di fuori dei suoi confini e a livello mondiale, possiamo dire, come la stessa dolciaria che si spende in tutto il territorio europeo e anche oltre Europa con i suoi prodotti. Avere pensato di fare degli articoli di gioielli e di questo tipo sicuramente ha un valore aggiunto, ha un valore dolce, ha un valore che dà prospettiva verso il futuro, secondo me, perché è un'iniziativa lodevole, perché sono dei simboli che noi tramandiamo nel corso del tempo e degli anni. Sono stati sviluppati dalla dolciaria benissimo, chi l'ha sviluppato è anche Mondaldi con questa inventiva, e devo dire che sono veramente pezzi unici e di un carattere anche molto appariscente, quindi danno il segno di appartenenza anche, perché sicuramente chi avrà volontà, mi auguro in tanti, di acquistarli, portarli e indossarli in occasioni comunque festose anche al di fuori dei confini, rilasciano comunque un pezzo di radice già ben visibile, quindi sicuramente è un valore aggiunto che la nostra terra sicuramente porterà al di fuori. Quindi faccio i miei complimenti a Mondaldi per quanto riguarda questa iniziativa, come rinnovo i miei complimenti all'azienda Cerasani, che è in continua evoluzione nonostante questo periodo di pandemia trascorso, adesso sta in accelerazione su quello che sono i suoi risultati, quindi faccio i miei migliori auguri, un in bocca al lupo per quanto loro si spendono e per il bene e per le inventive che hanno, sia come imprenditori che come tradizioni della nostra terra. Un onore veramente grande, perché la ferratella ormai è simbolo dell'Abruzzo, quindi con il ciondolo arricchita ancora di più questo prodotto. La ferratella è nata proprio in San Benedetto di Marzio, ex Marruvium, dai Romani, viene da un dolce chiamato crusculum, che veniva fatto con gli stessi ingredienti, all'infuori dello zucchero mettevano il miele. Poi nel 1700 è nato il ferro e praticamente si è evoluto un po', e il miele è scomparso, è venuto lo zucchero e si fa con lo zucchero praticamente, viene prodotto con zucchero, farina, olio e uova. L'azienda esiste dal 52, però il prodotto abbiamo incominciato a produrre negli anni 60, 60, 61,
e man mano praticamente si è evoluto e l'abbiamo esportato in tutto il mondo, in Canada, in Australia, negli Stati Uniti, in tutta l'Europa, in tutti i paesi del mondo. Per quanto riguarda il mercato, cosa possiamo dire? Il mercato in Abruzzo, diciamo, è molto buono, siamo presenti nelle grosse distribuzioni e anche nei piccoli negozi di nicchia, insieme ad altri prodotti che facciamo noi. E così, dopo i numerosi ciondoli realizzati dal maestro Montaldi, per Natale 2021 arriva il ciondolo La Ferratella, che racconta la storia delle cucine delle nonne, un'idea per un originale regalo per le feste natalizie. Un altro simbolo che si aggiunge alla linea di I Love Abruzzo, sulla scia della gastronomia che rappresenta e identifica l'Abruzzo, non poteva mancare un dolce così tipico e così particolare. E sia come gusto ma anche come lavorazione, che ricorda moltissimo anche i miei stampi e come si producono i gioielli, i stampi dove viene colato dentro la pasta per fare le ferratelle, sono i famosi ferri che somigliano molto alle fusioni che noi facciamo per fare i calchi, perciò è anche interessante questo aspetto qui della ferratella. Come ha avuto quest'idea? Sulla scia della gastronomia che si lega allo zafferano, alla genziana, all'arrosticino, mi piaceva di inserire qualcosa che evoca anche l'aspetto del dolce, del ricordo, perché poi la ferratella è legata anche nel tempo a un discorso, si aspettava il Natale come dolce tipico, nelle feste diciamo più rappresentative, il Natale, la Pasqua, e mi piaceva di inserire il dolce che è tipico proprio dell'Abruzzo nella forma della ferratella. Tant'è vero che abbiamo fatto questo nuovo ciondolo, questo nuovo simbolo in vari colori smaltati, dove viene rappresentato dalla marmellata di uva, di albicocca e di ciliegia. Ormai cioè, l'Abruzzo viene identificato anche con la ferratella, che nella notte dei tempi addirittura veniva i ferri per fare lo stampo, i calchi, venivano fra l'altro incisi come dono di famiglia. Era quasi una dote come l'oro, come le vettovaglie che venivano portate in dote dalle spose, perché faceva parte del corredo. Io conoscevo la famiglia Cerasani, ma non sapevo che erano così strutturati, così bravi nella produzione dolciaria e soprattutto nella ferratella. Abbiamo voluto farla qui con la famiglia Cerasani proprio per questo, per rendere onore e diciamo, lavorare insieme a loro questa forma sinergica fra l'artigiano, chiamiamolo artistico, e l'artigiano pasticcere. Questa cosa l'abbiamo fatta qui perché ho scoperto questa grande famiglia, che è veramente una realtà importantissima per questo territorio. Ecco, appunto, che analogia c'è tra la ferratella e la marsica in modo particolare? Beh, l'analogia, loro sono stati bravi nel sviluppare questo prodotto e l'hanno valorizzato sia soprattutto sotto l'aspetto del gusto, che l'hanno portati a farsi conoscere in tutto il mondo. Loro fanno moltissime esportazioni del prodotto. Questo è l'ennesimo prodotto della sua nutrita collezione. Cosa c'è in programma per il futuro? Forse una delle cose più che caratterizzano l'Abruzzo, l'ho tenuta in riservo e sicuramente se ne parlerà a gennaio o febbraio. Stiamo lavorando su dei bozzetti, una cosa molto bella e che caratterizza molto l'Abruzzo. Se ne parlerà credo a gennaio o febbraio, ci stiamo lavorando.